una piccola stella dell'Atletica volata in cielo troppo presto. Una stella che continua a brillare, forte più che mai, oggi come allora, perché oggi, proprio come allora, Allen c'è e continua ad esserci nei cuori di chi gli vuole bene. Allen Elmazoski, campione regionale di atletica, studente modello, ragazzo sempre col sorriso sul volto, venuto a mancare nel 2019 all'età di 18 anni in un tragico incidente con la Vespa. Qualche mese fa il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, espresse l'intenzione di realizzare una piccola palestra all'interno dello stadio Tony Zen per tutte le associazioni sportive che svolgono attività nella pista di atletica e di dedicare questa palestra proprio ad Allen. Allen è lo sport, Allen è Rosà, Allen è i giovani. Legami che non si spezzano, che resistono e esisteranno, grazie soprattutto all'impegno di Resat, il papà di Allen, che ha appoggiato in pieno l'iniziativa del comune mettendoci cuore, lavoro e coprendo le spese aggiuntive di un progetto che prevede un piano finanziario di 62.800 euro iniziali più altri 50.000 euro in corso d'opera. Con il lavoro, con il cuore, con il tempo, con l'amore di Resat, presto lo stadio Tony Zen sarà anche il luogo dove gli sportivi potranno ricordarsi di Allen e dedicare anche a lui la gioia che lo sport regala e che il destino ha tragicamente negato al piccolo grande campione di Rosà.